Chiedo di condividere questo webinar con i vostri colleghi nei gruppi che conoscete, così possiamo partecipare in tanti. Grazie. Tra qualche minuto iniziamo. Condividete il webinar nei gruppi dove siete iscritti. Grazie. Thank you.
Eccoci, buongiorno a tutti, facciamo questo webinar. Oggi parleremo praticamente, vi presenterò gli studi che ho trovato su pubblicazioni scientifiche, quindi su PubMed, per quanto riguarda il taping adesivo elastico. Quindi adesso facciamo anche una piccola distinzione per quello che è il discorso generale, diciamo. Allora, vediamo un attimino. Ecco qua, però purtroppo adesso mi è scusate un attimo, perché ho una presentazione che non è quella che devo far vedere. Un piccolo impasse. Allora, vediamo un attimo. Allora, un attimo, perché devo di nuovo, eccoci qua, un attimo. Quindi questa qua. Allora, la presentazione che vi farò vedere oggi è questa. Adesso passiamo avanti. Ecco, è proprio questa. Allora, io adesso mi tolgo dalla presentazione, così vi faccio vedere completamente la parte che stiamo presentando. Alla fine faremo poi sempre le domande. Quindi, allora, cosa possiamo dire? Finalmente si cominciano a leggere alcuni studi pubblicati a livello scientifico, anche in Italia sono stati fatti degli studi, e quindi ve ne presenterò circa una ventina, presi da PubMed, ok? Che cercano di toglierci questo dubbio che ci viene tutte le volte che applichiamo il taping e il paziente ci dice che lui si sente meglio. Al di là del fatto che tantissimi colleghi in Italia, anche questa mattina ancora qualcuno l'ha fatto, praticamente dice che non ci sono EBM e quindi che questa tecnica non è scientifica. Adesso oggi cercheremo di vedere una serie di studi per cercare di rafforzare questo tipo di concetto. Intanto un feedback: mi sentite bene? Per cortesia, potete dirmi se mi sentite bene? Allora, vediamo un attimo i commenti. Ok, quindi buonasera Luisella, buonasera Alessia, Antonella, mi sentite? Quindi adesso torniamo un attimino a quello che era il discorso che stavamo facendo. E quindi ecco, questo webinar vuole essere un approfondimento da questo punto di vista. Quindi le tecniche codificate che abbiamo in questo momento nel nostro panorama mondiale sono tantissime. In Italia io ho scritto quelle che sono più, diciamo, più in voga, quelle che si vedono di più. Quindi sicuramente il kinesio taping, infatti noi diciamo che tutte le tecniche che sono venute dopo il kinesio taping hanno una radice che parte sempre, il punto di partenza è sempre dal Giappone, quindi nel 1975. Ok? Abbiamo il taping kinesiologico, il taping neuromuscolare, il taping balance, abbiamo il taping elastico, skin tape e così via. Cioè, questo già ci fa capire come c'è una diversificazione di tecniche e quindi bisogna un attimino cercare di districarsi attorno a queste tecniche. Questa è la codificazione della mia tecnica. Quindi io ho appreso questa tecnica in Corea nel 2005 durante un campionato mondiale e poi l'ho messo a punto, cercato di affinarlo, cercato di avvicinarla alla fisioterapia
e ho codificato alcuni principi che erano quelli che mi hanno insegnato i coreani. Quindi praticamente visione globale tridimensionale dell'organismo, quindi una visione olistica, e io non guardo dove il paziente ha il sintomo, ma io lo vedo nella sua interezza. Quindi il paziente lo vedo a 360 gradi e non mi fossilizzo in quello che invece è il sintomo. Molto spesso abbiamo visto anche in altri webinar che questo sintomo ci può trarre in inganno perché la causa viene da molto lontano. Okay? Quindi la visione olistica, la visione fasciale e tridimensionale sta alla base di questa tecnica. Poi un'analisi cinetica, quindi un'analisi biomeccanica, quindi il movimento che sta diciamo evidenziando questo dolore, quindi il movimento lesivo, e quindi cerco di fare un'analisi biomeccanica e di capire da dove sta arrivando questo dolore, perché io vendo cause e non vendo sintomi. Ecco, questo è un altro aspetto molto importante e non mi stanco di ripeterlo. Non si devono bendare sintomi, ma bisogna andare alla causa che ha creato il sintomo. Un altro concetto molto importante che ho ribadito anche questa mattina in un gruppo, nel gruppo di fisioterapia, praticamente che questa è una tecnica aggiuntiva. Quindi il tapping adesivo elastico bisogna vederlo come una tecnica aggiuntiva, non è una tecnica elettiva. Che differenza c'è? Che differenza fa? Praticamente la tecnica è aggiuntiva perché io la inserisco all'interno del programma riabilitativo. Quindi inserita all'interno del programma riabilitativo sarà coadiuvante, sarà sinergica, ma non sarà il primo attore. Quindi il primo attore sarà di questo nostro programma riabilitativo, sarà quello che sceglieremo in base alla sintomatologia che presenta il nostro paziente. Quindi è una tecnica sinergica, ok, aggiuntiva, sinergica a tutti gli altri trattamenti che noi siamo abituati a fare. Ok, adesso con l'avvento dell'ICRA, del nastro in ICRA, del dynamic tape, si stanno aprendo dei nuovi orizzonti. Io già l'ho presentato negli altri webinar. Sapete tutti che purtroppo l'80% dei colleghi in Italia usa il nastro in cotone e non conosce nemmeno che esistono il nylon, il seta, il licra e così via. Quindi per ottimizzare l'azione terapeutica chiaramente si utilizzano i nastri in base a quello che ci serve. Quindi l'azione, ricordiamoci che può essere in una fase preventiva, quindi io faccio un bendaggio che può essere preventivo e posso fare un bendaggio terapeutico. Chiaramente qua stiamo parlando di operatori sanitari. Oggi io l'ho sottolineato in questo post che ho commentato. Sicuramente nel momento in cui c'è un obiettivo terapeutico, il bendaggio è fatto da un sanitario, quindi chi non è sanitario sta facendo un abuso. Ok? Quindi questo deve essere il concetto che ci deve dirigere. Adesso andiamo pian pianino a vedere queste pubblicazioni che ho trovato. Ok? Allora, questa è una pubblicazione che è del 2016, come vedete, quindi una pubblicazione abbastanza recente, che ci fa vedere come praticamente il tapping viene applicato sui dolori cronici della colonna vertebrale. Ecco, sono stati fatti, sicuramente bisogna fare degli approfondimenti su questo tipo di applicazioni. Purtroppo in questo studio non c'erano presenti le applicazioni vere e proprie, quindi non ho potuto allegarvi le applicazioni. Comunque il tapping sostiene sia la terapia fisica e l'esercizio tradizionale. Può essere più efficace se usato come terapia aggiuntiva. Ecco che vedete anche in questo studio del 2016 cominciamo a vedere questo aspetto della terapia aggiuntiva. Quindi chiaramente serviranno degli approfondimenti per cercare di diciamo validare ancora di più queste conclusioni. Andiamo adesso ancora a un altro studio.
studio successivo, ok, questo è del 2019, vedete, e praticamente è uno studio che è stato fatto sulle cerebrolesioni, quindi come aiutare i bambini con cerebrolesi con l'applicazione del taping per la deambulazione in questo caso. Quindi sono stati trattati un totale di 11 bambini, vedete, dai 6 ai 12 anni, ed è stata fatta un'applicazione sul retto femorale interessato, ok? È stato fatto con taping kinesio, senza taping e con il placebo. E quindi alla fine i risultati hanno dato che con l'applicazione del taping col kinesio, praticamente l'attività del retto femorale è aumentata, è diminuito il picco della flessione del tronco, quindi si è stabilizzata e migliorata la stabilità del tronco, del ginocchio e dell'anca, vedete? E quindi si è avuto un'estensione del tronco nella fase di stand up, quindi di sit up stand, quindi nel momento in cui si mette in piedi, diciamo. Quindi rispetto al placebo. Quindi la conclusione è che l'applicazione del taping con questa modalità ha modificato le strutture neuromuscolari del corpo, cioè come adattamenti comunque, specialmente nella misurazione durante appunto la verticalizzazione. Bisogna attendere studi più approfonditi per cercare di avere diciamo dei risultati ancora più attendibili, però già stiamo partendo e siamo nel 2019, quindi questo è di agosto, è di agosto del 2019 questo studio, e quindi recentissimo. Sicuramente i colleghi che si interessano di patologie neurologiche potrebbero, come dico sempre io, cercando di stare molto attenti ai riflessi complessi, ai riflessi patologici, quindi ai partner patologici, cercare di approfondire queste applicazioni per vedere di approfittare anche di questo strumento che ci viene in aiuto. Adesso andiamo ancora avanti di uno. Questo studio è del maggio 2018, vedete? E quindi questa è un'applicazione per in postumi da mastectomia, quindi praticamente l'infedema post mastectomia, ok? E quindi sono stati rilevati, mostrano un effetto positivo nel ridurre l'infedema. Questo già l'avevamo visto. Io personalmente ho applicato queste tecniche con delle mie pazienti, ho anche pubblicato alcune foto di queste tecniche e sapevamo già che in effetti il drenaggio emolinfatico che procura l'applicazione del taping in special modo del nastro in nylon, che è un nastro bielastico, ci può dare sicuramente dei risultati positivi. E quindi ecco, un discorso a parte è il fatto che ci sono dei colleghi, per esempio, che utilizzano il taping adesivo elastico sotto il bendaggio compressivo. Ecco, il bendaggio, quando si fa il bendaggio compressivo, almeno per quanto riguarda l'esperienza personale, io mi sono accorto che la pressione del bendaggio compressivo è talmente elevata che annulla l'effetto drenante del taping che sta sotto. Quindi non sono molto d'accordo nel mettere il bendaggio sotto, a meno che non si mettono dei tutori elastici compressivi che hanno una compressione sicuramente più limitata rispetto al multistrato. È che il bendaggio multistrato invece annulla questo effetto, diciamo, drenante del bendaggio elastico. Quindi questo è sicuramente da tenere presente. Allora, la conclusione di questo studio ci dimostra l'efficacia sull'infedema correlato al carcinoma mammario, tuttavia non è efficace in altri trattamenti. Questo è quello che ci dà questo studio, ok? Del 2018, maggio 2018.
Adesso vediamo uno studio di dicembre 2018, e questo è uno studio italiano, come vedete anche dai nomi. Ecco, quando, se volete andare a questo qua è il link che potete anche andare a visionare questi studi che io vi sto presentando. E questo praticamente è uno studio sulla riabilitazione sulla cuffia dei rotatori, quindi le tendiniti delle cuffie dei rotatori. Il materiale che è stato utilizzato praticamente, vediamo che è su 21 pazienti e con un gruppo di controllo di 19 pazienti. Quindi la conclusione è: l'applicazione combinata con il trattamento riabilitativo può facilitare la riduzione immediata del dolore durante il trattamento riabilitativo, comunque limitare, io direi, ridurre. Poi l'applicazione combinata può aumentare il recupero della funzione, quindi appunto dal punto di vista funzionale sicuramente ci può dare un aiuto, diciamo. Questi risultati sono alla base di futuri controlli randomizzati. Anche questo ci rimanda a degli studi che chiaramente bisogna approfondire per validare ancora di più questo studio, che ripeto è del 2018, quindi è abbastanza recente. Purtroppo il problema più grosso degli studi è sempre legato al fatto che bisogna avere un laboratorio, bisogna avere un'università che ti permette di portare avanti uno studio, una tesi, anche perché tutte queste cose costano, e quindi bisogna trovare chi finanzia questi studi, ed è un limite abbastanza notevole questo. Adesso andiamo ancora avanti e vediamo questo studio invece, sempre del 2018, di novembre 2018. Il taping è praticamente nella performance del piede, della caviglia, vedete? Quindi i risultati sono 10 studi. Il criterio di inclusione hanno indicato che il taping era superiore ad altri metodi di taping, quindi placebo. Cioè loro hanno fatto uno studio a doppio cieco, vedete, con da una parte placebo e dall'altra parte praticamente, anzi in tre, hanno fatto tre gruppi, uno taping placebo e l'altro taping senza tensione. E quindi praticamente il chinese in questo caso è risultato superiore rispetto al miglioramento degli altri nel caso di appunto patologia della caviglia. Questo studio è del 2017, vedete, e praticamente è uno studio sull'emiplegia, quindi sulla spalla dolorosa dell'emiplegico. E i risultati sono stati abbastanza buoni, anche io ho avuto dei risultati molto interessanti con dei miei pazienti emiplegici, per quanto riguarda i vari fattori. Quindi il gruppo terapeutico del tapping ha mostrato un maggiore miglioramento di scala della valutazione numerica per quanto riguarda la flessione della spalla, vedete la rotazione esterna, la rotazione interna, e il dolore chiaramente, rispetto invece a quello che era stato applicato con il gruppo fittizio di kinesio. Quindi questo trattamento può essere combinato, può essere molto interessante. Nello specifico mi interessa sottolineare un concetto molto importante: quando si parla di tapping in campo neurologico, ecco, bisogna stare molto attenti ai riflessi complessi, quindi bisogna stare attenti a non andare a stimolare la spasticità. Quindi sappiamo che che l'emiplegico ha un partner patologico in flessione dell'arto superiore, in estensione dell'arto inferiore, e quindi dovrò sicuramente stare molto attento a non andare a stimolare questi riflessi complessi. Quindi le applicazioni del tapping adesivo elastico in questo caso devono ter conto di alcune zone vietate che non bisogna mai andare a bendare per non stimolare questi riflessi complessi.
Andiamo ancora avanti. E quindi questo qua era uno studio del 2017. Questo invece è uno studio del 2016 per quanto riguarda il dolore di epicondilite laterale. Vedete, sono stati inclusi nel gruppo di studio 20, 31 persone, di cui 23 femmine e 8 maschi, ed è stato applicato il kinesio tapping e un placebo 2 volte alla settimana per 2 settimane. Allora, i parametri di valutazione erano il dolore al riposo, la palpazione all'epicondilo laterale e chiaramente che è stata misurata con la scala VAS, ok? Oltre alla forza di presa con un dinamometro, e quindi si faceva anche questo test per cercare di valutare la presa. Quindi, dopo l'applicazione del tapping per l'epicondilite laterale, si sono registrati miglioramenti significativi in tutti i parametri. Quindi qua stiamo parlando, ecco, il 65, il 64,5% questa epicondilite era nell'arto dominante. Quindi la conclusione anche in questo caso è abbastanza buona e che, come ripeto, bisogna sempre approfondire per cercare di sviluppare ancora di più questi risultati. Questo è uno studio del 2017, invece, vedete? Quindi, che praticamente analizza il disordine, quindi la disabilità, una cervicalgia di origine miofasciale, vedete? Quindi con il dolore miofasciale a livello cervicale, sono stati analizzati 61 pazienti, un gruppo di 31 e un gruppo col kinesio e l'altro gruppo di 30, ok? Quindi è stato fatto un bendaggio placebo e invece un bendaggio kinesio corretto a intervalli di 3 giorni per 15 giorni. E sono stati dati a tutti e due i gruppi di controllo degli esercizi, un programma di esercizi per la cervicale, ok? Quindi i risultati sono che alla fine della terapia ci sono stati miglioramenti statisticamente significativi sul dolore, la soglia alla pressione e il range dei movimenti cervicali e disfunzionali. Quindi la conclusione anche in questo caso è che c'è stato un effetto positivo che bisogna riverificare con studi approfonditi in futuro. Questo è un lavoro del 2018, è uno studio del 2018, novembre 2018, praticamente sul piede, quindi facciamo il dolore plantare. Sono stati analizzati 40 soggetti, vedete, con età media da 24, questi sono i range, del dolore plantare. È stata fatta un'applicazione di tapping antipronazione. E sono stati fatti dei test di caduta del navicolare del tarso. I risultati sono al piede ha mostrato miglioramenti significativi nella distanza del dolore, ma anche nella stabilità, e quindi per quanto riguarda una stabilità plantare. Ok? Anche in questo caso abbiamo avuto dei risultati positivi che sono sempre da riverificare. Questo è uno studio del dicembre 2018, praticamente sempre sulla spalla dell'emiplegico. Ecco, ci sono diversi studi che sono stati pubblicati sia sulla spalla dell'emiplegico che sulla caviglia nello sportivo, chiaramente anche riferita a diversi sport, quindi questo gruppo di controllo ha ricevuto un tapping terapeutico, mentre la convenzionale, mentre l'altro gruppo ha ricevuto un tapping placebo. È stato, ecco, in questo caso, per esempio, hanno misurato anche l'entità della sublussazione. Questo qua, per esempio, è un aspetto molto interessante rispetto allo studio che abbiamo visto precedentemente.
perché sappiamo che nel caso in cui la spasticità diventa notevole, non so la vostra esperienza, ma io ho avuto diversi casi di emiplegia conclamata, quindi in fase cronica, che addirittura con sindrome spalla-mano, quindi addirittura abbiamo anche una cronicizzazione di questa sintomatologia, dove addirittura si arriva alla lussazione della spalla. Quindi questo studio è uno studio più approfondito rispetto a quello che abbiamo visto in precedenza, perché ha fatto pure una valutazione della sublussazione, ok? Anche in questo caso i risultati sono stati, c'è stata una riduzione del dolore e della sublussazione della spalla, anche perché il bendaggio viene fatto posteriormente alla spalla e quindi vengono attivati i muscoli che cercano di riposizionare l'omero e quindi cercano di evitare questa lussazione anteriore della spalla. Adesso andiamo ancora avanti, ecco qui abbiamo la foto originale che trovate in questo studio, praticamente queste sono le tecniche di bendaggio che hanno utilizzato per fare questo studio, quindi questo è un balance, quindi cercano un'attività di equilibrio nei giocatori di calcio dopo una distorsione amatori. Nella distorsione, quindi sono stati studiati 22 giocatori di calcio con distorsione alla caviglia, vedete, è stato fatto un bendaggio stabilizzante alla caviglia, un tapping placebo e poi invece addirittura nessun bendaggio. Sono state fatte delle prove alla pedana barostabilometrica per cercare di capire i cambiamenti che c'erano stati dal punto di vista della stabilità dopo queste applicazioni, e la conclusione è che con il tapping balance, quindi stabilizzante della caviglia, si è avuto un miglioramento della capacità del cammino nel calciatore con distorsione alla caviglia. Chiaramente stiamo parlando di distorsione di primo grado, quindi non ci sono lesioni. Adesso andiamo avanti, lasciamo le domande per la fine. Ecco, qui abbiamo ancora delle foto che sono dello studio originale che io ho preso proprio dove trovate questo link, ok? Questo è settembre 2019, quindi è uno studio molto recente. Praticamente l'applicazione del tapping stabilizzante insieme al cross tapping, quindi cross tape nell'impeachment della spalla e quindi nella sindrome di impeachment. In questo caso, da questa figura si vede l'applicazione del cross tape. L'effetto dell'applicazione combinata mediante nastro kinesiologico e cross tape. I risultati sono stati interessanti. Dopo l'applicazione, vedete, combinata, c'è stato un miglioramento del ROM e un abbassamento del dolore. Quindi suggeriamo l'applicazione combinata del tapping balance e del cross tapping come trattamento efficace in questo caso. Ecco, io insegno il cross tape da tantissimi anni e come vedete questo è uno studio del 2019. Quindi insegno da tantissimi anni, quindi i miei studenti, chi ha fatto i corsi con me, i colleghi che hanno fatto i corsi con me, si rendono conto come abbiamo fatto una tecnica che è utilizzata praticamente settembre, stiamo parlando di 7 mesi fa. Cioè questo è stato pubblicato 7 mesi fa. E come vedete dalle foto, fanno delle applicazioni elicoidali e quindi diciamo la tecnica ricalca un po' quello che utilizziamo anche noi come tecnica applicativa. Andiamo avanti. Questa invece è un'applicazione nel caso di artroprotesi, intervento di protesi del ginocchio, vedete, e quindi sono stati trattati 120 pazienti di sesso maschile e femminile, e quindi questi sono divisi per età. L'età media era di 69 anni,
ok? Quindi un gruppo ha fatto la riabilitazione standard della durata di 20 giorni, un gruppo sperimentale ha ricevuto l'applicazione del taping valutati sulla base dei test dell'equilibrio, il senso della posizione articolare, la prestazione dell'andatura funzionale, quindi nella deambulazione, prima e dopo la terapia. Quindi i risultati sono un miglioramento, statistiche significative sono stati osservati in tutti i parametri valutati nel gruppo sperimentale, quindi quello dove è stato applicato il TAPE. Quindi la combinazione del TAPE e della kinesioterapia, della kinesiterapia sicuramente ci dà un'arma in più e quindi ci dà la possibilità di avere un trattamento ottimizzato per avere dei risultati ottimizzati. Si aspettano ancora altri studi, comunque 120 pazienti sono tantissimi, anche se poi li hanno divisi in gruppi, però sono sempre 40 pazienti che sono stati analizzati, quindi non poco, eh? E qua siamo nel 2017 questo studio. Questo è un altro studio del 2019, novembre 2019, e qui invece stiamo vedendo questo studio che è sull'osteoartrite del ginocchio, e quindi il dolore osteoartritico del ginocchio. Sono stati arruolati 10 individui adulti, vedete, anziani, con dolore al ginocchio. È stata valutata la condizione di riposo e di camminata usando la scala analogica visiva, quindi la VAS. I risultati: con l'applicazione si è avuto un miglioramento significativo dell'andatura e dell'equilibrio con una riduzione del dolore. Quindi le conclusioni sono che l'effetto è positivo sia nel versante del dolore che nella versante della funzione, quindi della funzionalità. Questo è uno studio del 2015, questo siamo sempre sui bambini con paralisi infantile, ah no, questo qua è sul torcicollo miogeno. Quindi torcicollo miogeno, questo è uno studio molto interessante, è stato fatto su 29 bambini con torcicollo muscolare congenito, vedete? E sono stati testati anche 5 neonati che non avevano nessun segno di squilibrio cervicale. Nel gruppo di intervento è stato applicato il taping nel lato interessato mediante la tecnica di rilassamento muscolare, e i risultati sono stati interessanti. Il taping esonogico applicato sul lato interessato ha avuto un effetto immediato sul punteggio dell'attivazione, quindi dello squilibrio muscolare dei flessori laterali del collo. Questo è uno studio molto interessante che sono riuscito a ritrovare, perché l'avevo letto ma non riuscivo più a ritrovarlo, e questo ci fa capire come l'applicazione anche in tenera età, se viene fatto il patch test, quindi quello che dico sempre io durante i corsi, si deve fare il patch test per cercare di capire se quella persona può essere allergica al nastro. Poi le attenzioni che devo avere sono: mettere un nastro di un colore, io preferisco il beige per quanto riguarda i bambini, con una colla che sia delicata, io preferisco il nylon, per evitare che sia aggressivo. Però in ogni caso bisogna fare sempre il patch test per essere certi di non creare dei danni cutanei. Però questo qua è uno studio molto interessante, direi. Adesso andiamo ancora avanti e presentiamo le ultime slide. Allora, questo è uno studio del 2017, praticamente sulla caviglia nei giocatori di calcio con una distorsione acuta, vedete? Con una distorsione acuta. Quindi sono stati fatti dei gruppi di controllo, l'effetto immediato del taping balance alla caviglia un po' rispecchia quello che abbiamo visto precedentemente, anche se questo è del 2017. Quindi in soggetti con distorsione alla caviglia sicuramente di gradi
bassi, o comunque che si può applicare anche in una fase di rientro agonistico dell'atleta. Sono stati fatti due gruppi, vedete, un gruppo è stato applicato il taping balance, quindi stabilizzante, e un gruppo invece è stato messo un placebo e nessun taping. In questo studio abbiamo scoperto che il taping di equilibrio della caviglia era efficace in termini di miglioramento della capacità di equilibrio del giocatore con distorsione alla caviglia. Quindi questi ci confermano praticamente tutto ciò che di cui stiamo parlando. Questo è uno studio del 2019, ok? E qua invece parliamo della trocanterite, quindi l'infiammazione del grande trocantere, vedete, sono state sottoposte a studio 50 donne con appunto questa trocanterite, applicazione attiva di placebo e dynamic tape. Questo è stato fatto col dynamic tape, quindi i tape del Ryan Kendrick, quindi tape in licra. Le differenze nei dati cinetici e cinematici sono state analizzate usando regressione lineare modello misto per ogni condizione, quindi qua sono stati già utilizzati, siamo a maggio 2019, degli strumenti abbastanza avanzati, e i movimenti che sono stati analizzati sono stati l'adduzione dell'anca, e qua vediamo tutti i vari movimenti che sono stati analizzati, ok? Quindi Dynamic Tape ha prodotto un effetto meccanico e una significativa riduzione del dolore nelle donne con la trocanterite. La misura in cui placebo e l'input possono aver avuto questo risultato non chiaro. Questo comunque è uno studio recentissimo ed è fatto con il Dynamic Tape. Stiamo per concludere. Adesso questi sono gli effetti immediati al tapping nel dolore della stabilità posturale nei pazienti con lombalgia cronica. Ecco, questo qua è uno studio molto interessante, e siamo a gennaio 2019, vedete, sono stati inclusi in questo studio 101 pazienti, il tapping kinesio è stato applicato sui muscoli paravertebrali e sull'osso sacro con tecniche muscolari dei legamenti. La stabilità posturale è stata valutata con questo strumento Balance System. L'intensità del dolore è stata valutata con la sezione del dolore da 0 a 5 punti. Quindi il tapping kinesio è stato applicato sui muscoli paravertebrali, questo l'abbiamo visto prima. La conclusione è che il tapping kinesio può immediatamente migliorare la stabilità posturale e ridurre il dolore del paziente, ma per un semplice motivo. Stiamo parlando del get control, quindi ricordiamoci sempre che questa tecnica non è miracolistica. Tutto ciò che noi applichiamo sulla pelle, e questo è il massaggio, tutti i nostri strumenti, gli Astin, praticamente vanno a incidere su quello che è il get control, quindi si ha un abbassamento della percezione del dolore. Ecco, non bisogna vederlo come un aspetto miracolistico, ma bisogna vederlo come un qualcosa che migliora, abbassa la percezione del dolore, perché alza la soglia, e quindi per una questione di get control, quindi neurofisiologia, niente di miracoloso. Però questo qua è uno studio sicuramente interessante, che ci dà delle conferme, ok? Questo è uno studio del 2018 fatto su delle ballerine, vedete? È uno studio fatto su delle ballerine per vedere la propriocezione, quindi l'applicazione del tapping in modalità stabilizzante per vedere se migliorava la stabilità, quindi l'equilibrio, ok? È stato fatto appunto su dei ballerini, sull'articolazione della caviglia. 33 studenti di danza moderna di livello universitario, vedete, quindi è stato applicato il nastro kinesio e si è visto che praticamente con l'applicazione, la tecnica di correzione meccanica
è stata applicata l'articolazione della caviglia sinistra perché è la gamba di supporto. In effetti i ballerini con la gamba di sinistra diciamo fanno tutti i salti, e quindi il gruppo col kinesiotapping sono stati ripetuti i test per determinare l'effetto sull'acuto. Quindi questo mi sembra dovrebbe essere l'ultimo. Ecco, infatti siamo arrivati alla fine e devo dire che diciamo questi studi ci confortano, perché se voi pensate, fino a 10 anni fa c'erano pochissimi studi e quindi praticamente si poteva dire di tutto e di più. Adesso cominciano a vedersi questi studi e io mi auspico che ci sarà sempre più gente che studia l'applicazione. Non vi nascondo che anche io sto cercando di fare degli studi con delle attrezzature di nuovissima generazione, proprio per cercare di fare delle valutazioni che possono essere misurate e che ci possono dare dei risultati tangibili. Allora, io adesso rispondo alle vostre domande, quindi vediamo la domanda di Alessia. Per le distorsioni di caviglia può essere usato a scopo drenante in associazione al bandaggio funzionale anelastico? Ecco, io non sono molto d'accordo, perché purtroppo se tu lo metti, se tu metti il nastro elastico sotto e sopra e ci metti il nastro anelastico, la compressione tende a diciamo ad annullare l'effetto. Allora, come uso io il nastro mischio, il nastro elastico con il nastro anelastico? Quando io faccio un'applicazione stabilizzante della caviglia, Alessia, e mi accorgo che il mio paziente mi dice che ancora sente la caviglia troppo libera, io applico dei tiranti sopra l'applicazione dell'elastico e uso l'elastico come salvapelle, e quindi faccio delle applicazioni direttamente sopra il bendaggio elastico con il funzionale, e quindi faccio diventare ancora più stabilizzante il bendaggio elastico che ho fatto sotto. Non so se è chiaro come concetto, dammi un segnale. Per quanto riguarda il drenante, allora bisogna pensare intanto una cosa, che generalmente quando io faccio un bendaggio drenante il paziente non ha il carico, oppure ha un carico limitato. Non posso dare un carico a un paziente che è in una fase edematosa o comunque in una fase di ematoma. Il medico gli dà sicuramente le stampelle, e quindi tu non hai bisogno di una grandissima stabilizzazione. Quindi consiglio di concentrarsi nel bendaggio drenante. Adesso invece andiamo a vedere Gianfranco Saturno. Complimenti, grazie per aver raccolto tutti questi studi. Spesso la classe medica durante i convegni l'utilizzo del tempo è venuto poco valido, spacciando solo come allora qui ti posso dire una ti dico francamente una cosa. Intanto in Italia proprio oggi c'è stato un collega che ha apprezzato la mia onestà intellettuale. Cioè, noi dobbiamo pensare che il tapping da solo non fa nulla, e purtroppo in Italia ci sono stati decenni di formatori che hanno detto che il tapping era il tapping di Padre Pio e quindi era miracoloso, ma poteva dirlo a gente che non conosce il Get Control, perché un fisioterapista che conosce che cos'è il Get Control e quindi mi fa male il dente, metto la mano, si abbassa il dolore, mi fa male il dente, metto il tapping, si abbassa il dolore. Ma ho fatto un'azione terapeutica? Ecco, questa è la diciamo l'onestà intellettuale. Il tapping è molto interessante come tecnica, ma è una tecnica aggiuntiva, quindi io non posso pensare di risolvere tutto col tapping. Il tapping mi aiuta. Il tapping, se tu lo applichi correttamente, continua il lavoro che hai fatto nel tuo studio, quindi un'azione riabilitativa, capito? E purtroppo i medici si sono arrabbiati tantissimo, anche perché c'era gente che spacciava per tecniche miracolistiche addirittura su patologie pazzesche, patologie, cioè il Dupotren, cioè il Dupotren non lo ferma nemmeno la chirurgia,
e io faccio un'applicazione per il Dupotren, oppure, ma su patologie veramente pazzesche. Quindi la tecnica del tapping elastico purtroppo in questi anni in Italia è stata bistrattata, anche perché c'è stata troppa gente che ha parlato a sproposito in giro. Adesso purtroppo le scuole di pensiero del tapping italiano sono tantissime, e quindi ci sono quelli che cercano di pensare che sono dei sanitari e che non possono vendere fumo, e ci sono gli altri che invece purtroppo ci marciano dentro e dicono che si fanno delle cose che poi è impensabile, e questo scredita questa tecnica. Queste affermazioni screditano questa tecnica. Poi no, all'occhio del medico andare a dire che tu metti un tapping per il Dupotren, cioè praticamente ti fai ridere in faccia, ok? E come questo tantissime altre patologie. Quindi questo è un po' il mio punto di vista. È meglio mettersi degli obiettivi irraggiungibili piuttosto che declamare degli obiettivi che non potrai mai raggiungere, e quindi dare dei limiti a questa tecnica. Allora, mi sembra di aver risposto alle vostre domande. Se c'è ancora qualcuno che vuole, se no vi faccio vedere, vediamo se ci riesco, vi faccio vedere dei video, ok? Così potete vedere dei video mentre, allora vediamo un po' se ci riesco, eccolo qua. Allora, andiamo avanti. Questo è il mio libro, che già sicuramente avete visto. Oh, non c'è bisogno di star lì. Allora, vediamo un po'. Scegliamo un bendaggio di spalla, va bene? No, questa qua è una mano. Il polso. Vi faccio vedere il bendaggio, questo bendaggio qui. Io mi tolgo così potete vederlo nella sua totalità. Ok? Quindi qua sto preparando il nastro, quindi uno stabilizzante per il polso che viene realizzato con il Sedatape. Quindi applico a livello palmare, in questo caso devo stare attento a non coprire troppo il palmo della mano, perché sennò quando si bagnerà questa mano tenderà a staccarsi. Io utilizzo uno spray colla per cercare di prevenire lo scollamento. Avete visto come qui ho applicato in flessione del polso? Quindi ho fatto una flessione del polso appunto per cercare di rendere stabilizzante questa tecnica. Quindi adesso, dal punto di vista dell'estensione, sto accorciando, quindi sto applicando in estensione del polso, in modo che il nastro, nel momento in cui lavorerà dalla parte palmare, dalla parte dorsale, stabilizzerà il polso. La tensione in questo caso viene data in base al tipo di attività sportiva lavorativa che fa questo paziente, perché dovrò dargli più o meno stabilità. Vedete, ho tirato, ma non ho tirato tantissimo. Si applica a zero la parte finale. Adesso le due forze, la forza palmare e la forza dorsale, si compongono e danno una risultante che è la stabilità del polso. Addirittura vedete come il palmo della mano e il dorso della mano tende a tornare indietro elasticamente. Adesso farò una traiettoria trasversale proprio all'altezza del polso per cercare di andare a stabilizzare. Vedete, faccio tipo un polsino per stabilizzare in modo selettivo proprio il polso. Si arrotondano gli angoli. Qua è durante un corso, sto cercando di spiegare un attimino dei case report. Ecco, vedete, quindi sono in una posizione neutra,
e quindi sto applicando il nastro con una tensione del 50% centrale, perché adesso questa aumenterà la stabilità del polso, perché si compongono le forze, quindi la forza longitudinale, palmare, dorsale, con quella trasversale, e questo è un ottimo bendaggio per la stabilizzazione del polso. Se avete qualche domanda, ciao Luisella, sei arrivata, ho perso parte del live, mi scuso, domanda: la maggior parte degli studi che hai presentato, quali nastri utili? Purtroppo, Corrado, i nastri non sono scritti, le marche nel mondo saranno almeno 100 marche, quindi non ho idea. L'unico studio che ho trovato del dynamic tape è quello della trocanterite, e quello usa il dynamic tape di Ryan Kendrick. Luisella, io ho cercato di condividere con voi gli studi scientifici che ho trovato, anche perché dobbiamo cercare di fare smettere questa continua tiritera che c'è degli EBM. Ecco, cominciano a esserci degli studi scientifici. Io spero che questi studi continuino. Infatti, come avete visto, io alla fine di ogni studio ho scritto sempre: spero che si farà uno studio di approfondimento. Spero che si fa, perché bisogna smetterla. In Italia purtroppo negli ultimi anni c'è stato un assalto alla diligenza, e ci sono state tantissime scuole che hanno insegnato il tapping, e ancora purtroppo li vediamo in giro, e bisogna distinguere una scuola di formazione del tapping che sia vicina alla fisioterapia. Allora, io consiglio sempre ai miei colleghi corsisti di andare a vedere i video che questa gente pubblica. Andate a guardare i video su YouTube, lì si vede come lavorano le persone, lì si vede effettivamente se la tecnica ce l'hanno. Io, fra l'altro, io ho un occhio clinico e mi accorgo subito se tu sai toccare il nastro, non sai toccare manco le forbici. Ok? Quindi sicuramente questa è una cosa da andare a vedere, e cercare di limitare le patologie e non mettersi a fare tutto. Se io mi metto a fare tutto e penso di riuscire a fare bendaggi su patologie impensabili, perdo la credibilità anche nei confronti dei medici. Quindi i medici si arrabbiano, e hanno ragione, su pensare di riuscire a trattare con un semplice nastro delle patologie impensabili. Ecco, si scredita anche quel po' di buono che si riesce a fare. Ok, se avete qualche altra domanda, magari vi faccio vedere ancora un altro video. Allora, vediamo un altro video. Eccolo qua. Allora, facciamo partire il secondo. Allora, questo qua già è partito. Vediamo quest'altro. Questa è la spalla. Allora, guardate questa. Allora, questa qua è una tecnica molto interessante. Vedete, questa è una tecnica molto interessante che vi consiglio di imparare bene ad applicare. Luisella, tu la sai applicare questa? Mi raccomando, perché questa nelle patologie croniche del ginocchio, o comunque in tutte le situazioni legate a un'infiammazione del ginocchio, è molto molto interessante. Ecco, guardate, questa a livello funzionale, questo ci fa capire come a livello funzionale, se ho applicato bene il nastro anche in una massa. Questa è una corsista, non è sicuramente una con un problema, è una paziente. Questo è molto interessante, questo bendaggio, perché ci fa capire che si applica in modo specifico nelle patologie infiammatorie del ginocchio e nelle patologie croniche del ginocchio, quindi nelle
non so, il paziente che sta aspettando di fare la protesi al ginocchio e ha dolore magari notturno, ecco, questo bendaggio è molto interessante. Fatto un paio di volte lo imparerete e vedrete che poi riuscirete a farlo bene, ok? Queste sono due tecniche, una tecnica praticamente un po' più delicata, perché con tutte queste punte tende a staccarsi, una tecnica invece più forte, perché vedete che non ci sono ali dei ventagli, ma questi sono web, e questo web ci permette di drenare ma non fare, non rischiare che il nastro si stacchi, ok? Andiamo avanti, vediamo che cosa abbiamo ancora di... Ecco, questo è un bendaggio stabilizzante, vedete qua hanno scritto anche le tensioni che vengono date, è uno stabilizzante multiassiale, vedete? Quindi abbiamo la traiettoria del retto femorale, la traiettoria a sorriso che va sotto il ginocchio, poi abbiamo la traiettoria invece che va dall'apofisi tibiale in su, e poi abbiamo la traiettoria che è sui collaterali. Ecco, questo praticamente è un bendaggio multiassiale che prende tutto il ginocchio e posteriormente, adesso lo vedremo quando mi sposterò, vedete che sto filmando, vedete posteriormente c'è un bendaggio drenante sul cavo popliteo, ok? Quindi ecco qua, perché è l'unico che si può fare a livello del cavo popliteo. Questa è una tecnica molto, molto interessante. Vediamo un attimo. C'è qualche domanda? Quale ginocchio destro? Quello che stavamo vedendo? Credo che questo video sia stato molto utile, perché proprio ieri leggevo in un gruppo ed era proprio quello che... Allora, Corrado, io sono stato stimolato da quello che hanno scritto ieri. Io sono stato stimolato a fare questo lavoro da quello che hanno detto ieri in quel gruppo. E la cosa che veramente mi lascia basito è il fatto che, come qualcuno comincia a criticare, c'è gente che scrive di tutto. Oramai il tapping lo usano anche i macellai per cercare di coprire le occhie. Ma veramente, io non so, ma siamo in gruppi di professionisti o siamo gruppi di gente... ma io non riesco veramente a capire. Io praticamente, quando ho visto quel post ieri, ho detto: ora metto insieme tutti gli studi e cercherò di fare questo lavoro. Infatti è stato un input molto importante, perché mi ero sempre ripromesso di metterli tutti insieme e sono riuscito, li ho messi tutti insieme. Adesso io questo video lo metterò nel mio canale YouTube e vi invito tutti a iscrivervi al mio canale YouTube, perché così almeno rimane una traccia. Ci sono tutti i link, quindi si linka, si va a cercare lo studio e si trova su PubMed, e quindi così almeno cerchiamo di fare un'azione di formazione, ok? Non ho capito. Ah, quale gruppo? Destro? Ginocchio? Quello di prima? Allora, lì il ginocchio era il destro, quello stabilizzante. Adesso io direi, se non avete altre domande, possiamo anche chiudere qui la serata, ok? Che siamo pronti, sono le ore 19:03, siamo quasi pronti alla cena a Bergamo, vero Luisella? Quindi io vi ringrazio per quelli che sono stati ad ascoltarmi, spero che vi sia servito e avete capito quello che è il panorama mondiale delle ricerche, e comunque che in giro per il mondo la gente sta provando, sta cercando. Non sono come in Italia, che visto che lo vendano alla Lidl praticamente dicono tanto lo applicano tutti. Allora, chiariamo sempre quel concetto: il nastro è uno strumento che chiaramente deve essere di qualità, e io già ho fatto degli webinar su questo e avete capito che i materiali sono tantissimi, ok? Ma la cosa fondamentale è l'obiettivo dichiarato,
tu fai un'applicazione terapeutica, tu devi essere un sanitario se fai un'applicazione terapeutica. Se tu fai un'applicazione estetica, fai un'applicazione fai da te, fai un'applicazione coreografica, fatti tuoi, insomma. E comunque, in ogni caso, chi fa un'applicazione terapeutica e non è un sanitario sta facendo un abuso. Quindi questo deve essere il concetto che deve passare. Anche perché io sono convinto che nell'arco di pochi anni, anche in Italia, il tapping sarà rivalutato. Perché abbiamo vissuto degli anni di, come ho detto prima, di assalto alla diligenza, e l'assalto alla diligenza ci ha portato che ci sono stati alcune organizzazioni che hanno fatto corsi a tappeto su tutta l'Italia e quindi hanno creato delle aspettative altissime. E come diceva giustamente un collega prima, adesso stiamo purtroppo piangendo tutto quello che è successo prima, perché i medici chiaramente sono molto molto restii nel consigliare il taping, anche se io devo dire che ultimamente nei miei corsi ci sono tantissimi medici, ho fatto tanti corsi negli ospedali e ho i colleghi degli ospedali che mi mandano delle foto dei bendaggi che fanno, bendaggi drenanti post chirurgici che sono di un'efficacia incredibile, incredibile. E proprio ieri in questo post si chiedevano di vedere questi bendaggi drenanti. Cioè, voglio dire, si parla a bambera senza nemmeno conoscere di che cosa stiamo parlando. Allora, domanda: a ridosso del cavo pulito, per una mia esperienza, spesso capitano le reazioni, e infatti, che se tu hai visto bene, nel cavo pulito, Corrado, io applico sempre il nastro a ventaglio, e il ventaglio lo faccio a 5, quindi significa di un centimetro, proprio per cercare di prevenire questi problemi. Alessia, io ti ringrazio. Come vedete, io cerco di divulgare perché credo molto in questa tecnica, ho dei risultati eccellenti e non vi nascondo che sto andando spesso a insegnare all'estero. Quindi voglio dire, se in Italia purtroppo c'è questo momento di oscurantismo del taping, io insegno all'estero, quindi io vado in India, in Romania, in Ucraina, quindi dove ancora questa è terreno vergine e quindi capiscono l'efficacia di queste tecniche, e vado a insegnare lì, non ho problemi. Vi saluto a tutti, buona serata, ciao.